Verità. Se mi consente, Presidente, vorrei fare una domanda di casa nostra. Prego. I rapporti con l'Italia. Beh, io ho detto più volte i rapporti d'Italia. Noi, dall'inizio della rivoluzione, abbiamo considerato i nostri rapporti con i paesi esteri. L'Italia abbiamo considerato un rapporto speciale. Naturalmente, tenendo conto dei nostri legami precedenti, storici, culturali, commerciali, altre considerazioni in vari settori, noi abbiamo detto l'Italia diamo un ruolo speciale, un ruolo di considerazione nel nostro ambito come il paese, diciamo, che guardiamo, che trattiamo con riguardo speciale. Questa era la nostra decisione, come nostra politica con il governo italiano, con il popolo italiano. Gli italiani in Somalia, noi abbiamo detto sin dall'inizio che voi sarete trattati come dei somali. Siccome il paese desidera battersi sul concetto di autosufficienza, voi come i somali fate il vostro contributo, naturalmente privatamente, ma cercate di muovere con noi, con questa rivoluzione muovete con noi. Noi abbiamo garantito, sotto ogni punto di vista, la loro sicurezza, la loro proprietà, la loro libertà, e con una sola condizione: che non osate di mettere bastone fra loro. Questo paese, che tende a parte altre cose, deve avere un clima di disciplina e di ordine. Solo questo condizione. Resto voi siete liberi come dei somali. Noi abbiamo detto e ci stiamo ancora alla nostra politica. Abbiamo detto con il governo italiano, il ministro Moro, che abbiamo avuto diretto contatto, e così il nostro ministro degli esteri alla sua visita in Italia, in base all'istruzione data da noi, è quella di trattare francamente e sinceramente, tendente di cooperazione sincera. La presenza italiana in Somalia si è notevolmente ridotta. Adesso gli italiani sono poco meno di 3.000, ma ogni anno rimpatriano alcune decine di persone. Quest'anno dovrebbero rientrare in Italia 200 nostri connazionali. Accanto al gestore di un'officina o al proprietario di un ristorante ci sono altri italiani che hanno un peso non indifferente. Più della metà delle aziende delle banane, ad esempio, è in mani italiane. E le banane costituiscono la voce più importante nelle esportazioni somale. C'è anche l'Università Nazionale, che è una filiazione di quella di Padova. Ha più di mezzo migliaio di studenti, ma soltanto due titolari di cattedra e qualche assistente che viene a Mogadiscio per qualche mese. I somali preferiscono ormai inviare i loro giovani in altre università, a Roma, a Mosca, a Dar el Salaam o a Pechino. Ecco, ma vogliamo fare anche un esame di coscienza e chiederci quali sono le nostre colpe effettive di fronte al popolo somalo, ma diciamo di fronte al popolo africano, di noi europei? Gravi, direi gravissime le responsabilità dei popoli europei in genere e anche nostre, italiane in particolare. Se ci riferiamo agli ultimi 200-300 anni di storia, la storia in fondo del colonialismo europeo in Africa, causa forse fondamentale dell'attuale arretratezza dei popoli africani, delle difficoltà in cui essi oggi effettivamente si trovano. Dalla fase colonialista, quella dell'invasione armata, si è passati negli anni recenti ad una nuova fase, quella che potremmo dire del neocolonialismo, od anche alla presenza in Africa di forze che rappresentano i blocchi politici contrapposti al livello mondiale. Allora.
Direi sì, il neocolonialismo è più pericoloso perché è più sottile, e si insinua più profondamente nelle strutture dei paesi, nella coscienza degli stessi africani. L'Europa rinnovata, come può considerarla uno come me, che si sente e si dichiara socialista, deve saper fare a meno anche del neocolonialismo, di questa forma più moderna e più insidiosa di far prevalere gli interessi europei in Africa. La rivoluzione ha i suoi slogan semplici, di effetto immediato sulla gente. E proprio questo ufficiale, che ha studiato in Italia in una scuola dei carabinieri a Firenze, ha detto: «Non vogliamo riempirci la bocca. Per noi socialismo è al tempo stesso un fine, cioè una società senza sfruttamento, e un metodo di lavoro che dà più importanza ai fatti che alle parole». Ma cos'è in realtà il socialismo scientifico della nuova classe dirigente somala? Prima di tutto non crede che esistano due socialisti. Come si dice in qualche parte, non voglio criticare nessuno, ma il socialismo è unico e quello è scientifico. Noi abbiamo scelto perché è l'unica via attraverso il quale possiamo far raggiungere le nostre gente di uscire dall'arretratezza, quelle di unire le nostre forze fisiche, intellettuali e accumulare il bocco che abbiamo per il bene e al servizio del popolo. E naturalmente attraverso solo il sistema attraverso il quale possiamo raggiungere la giustizia di cui abbiamo troppo bisogno per la nostra società. È la via che possiamo avere un linguaggio di interesse comune tra i somali. Ecco perché noi abbiamo scelto come sistema, noi riteniamo che sia il sistema migliore.